Abbiamo visto con Arendt che i totalitarismi si collocano sullo sfondo della società di massa e del trionfo della tecnologia. In questo senso Auschwitz è proprio il simbolo, il prodotto dello sviluppo tecnico e scientifico, con il suo sterminio di massa e la sperimentazione di procedimenti nuovi ed estremamente efficaci, primo fra tutti le camere a gas. Ma a ben vedere anche le bombe atomiche, i cosiddetti bimbi nati in modo soddisfacente, questo è il nome in codice dato dagli scienziati che la sperimentarono, sono proprio il prodotto tanto sofisticato quanto distruttivo della tecnica moderna. Ricordiamo che le bombe lanciate su Hiroshima e Nagasaki, tra l'altro da un paese democratico, provocarono centinaia di migliaia di morti nel giro di pochi giorni, senza contare poi gli effetti devastanti delle radiazioni che si ebbero nei decenni successivi e che in qualche modo sono visibili ancora oggi. Ebbene, entrambi questi eventi rappresentano il dispiegamento di quella cosiddetta ragione tecnico-scientifica e strumentale, una ragione cioè tesa esclusivamente all'efficacia dei mezzi, una ragione che è nata per garantire all'uomo un controllo sulla natura, si è poi risolta tragicamente nel proprio contrario, sfuggendo così al controllo dell'uomo stesso. E così nell'era industriale l'uomo finisce con il produrre la propria distruzione, la propria morte. La macchina ha gettato a terra il conducente e corre cieca nello spazio. Al culmine del processo di razionalizzazione, la ragione è diventata irrazionale e stupida. Così riflette con pessimismo Max Horkheimer. Horkheimer è uno dei fondatori della scuola di Francoforte. Anche lui, come la Arendt di origine ebraica, esule negli Stati Uniti proprio per sfuggire alle persecuzioni naziste. Si tratta di una scuola di ispirazione marxista che porta avanti una critica alla società capitalistica liberale e ovviamente una critica ai totalitarismi, primo fra tutti quello nazista, ma che non risparmia denunce nemmeno all'Unione Sovietica di Stalin, in quanto è caratterizzata anch'essa da una concezione strumentale della ragione che mira esclusivamente al potere assoluto attraverso la centralizzazione, la burocratizzazione, il dispotismo e il terrore. Tra il 42 e il 44 Horkheimer scrive insieme ad Adorno Dialettica dell'illuminismo. È un testo in cui i due autori cercano di comprendere perché l'umanità, invece di entrare in uno stato veramente umano, sprofondi in un nuovo genere di barbarie. Horkheimer e Adorno parlano di barbarie e sfacelo della civiltà borghese, individuando l'inizio di questa decadenza, di questo sfacelo, proprio nel progetto della ragione illuministica. L'illuminismo è inteso come pensiero in continuo progresso e quindi la ragione scientifica che si è affermata in particolare con l'età moderna e quindi la scienza moderna. Una ragione il cui ideale è stato espresso in modo chiaro già da Bacone, che con la sua formula sapere e potere ha instaurato appunto nei confronti della natura un rapporto di dominio. In un'opera del 1602 dal titolo significativo Il parto maschio del tempo, Bacone scriveva che la natura deve essere rincorsa e resa schiava, messa in catene, costretta a servire. Va trattata come si tratta una donna. E la razionalità tecnico-strumentale ha espresso la volontà di padroneggiare la natura e nello stesso tempo anche la volontà di organizzare razionalmente le relazioni fra gli uomini. In questo modo ha finito con generare via via una condizione di alienazione non solo dell'uomo nei confronti della natura stessa, ma anche dell'uomo nei confronti dei propri simili, quindi instaurando una relazione di dominio dell'uomo sull'uomo. E in ciò consiste appunto la contraddizione dialettica dell'illuminismo. L'illuminismo, nel senso più ampio di pensiero in continuo progresso, ha perseguito da sempre l'obiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni, ma la terra interamente illuminata splende all'insegna di trionfale sventura.
Si potrebbe dire che la follia collettiva imperseverante oggi, dai campi di concentramento alle manifestazioni apparentemente più innocue della cultura di massa, era già presente in germe nell'oggettivazione primitiva, nello sguardo con cui il primo uomo vide il mondo come una preda. E per questi autori i tre fenomeni storici dell'epoca, i lager nazisti, i gulag sovietici definiti il fascismo di sinistra e altrettanto la moderna società capitalistica avanzata, portano in sé l'impronta della logica appunto del dominio ed hanno generato un tipo di uomo asservito. Le società industriali avanzate europee, uscite dai regimi totalitari con la fine della Seconda Guerra Mondiale e che si sono organizzate prevalentemente su base democratico-parlamentare, per questi autori sono totalitarie non in quanto negano i diritti civili e politici ormai estesi a tutti i cittadini, comprese le donne, ma in quanto tendono in modo occulto, attraverso mezzi indiretti e in particolare attraverso l'opera dei mass media, a modellare le coscienze individuali, quindi determinandone, indirizzandone le scelte, questo al fine poi di ottenere un consenso e un conformismo che sono funzionali alla logica e agli interessi del capitalismo. Da qui quindi l'accusa mossa alla società industriale, riassunta in modo esemplare nella prima pagina del saggio di Marcuse, L'uomo ha una dimensione. Marcuse è un altro importante rappresentante della scuola di Francoforte, cui viene tra l'altro riconosciuto il merito di aver anticipato la globalizzazione. E L'uomo ha una dimensione è un testo che esercitò anche una grande influenza sul movimento di contestazione giovanile del 68. E allora leggiamo che cosa scrive: una confortevole, levigata, ragionevole, democratica, non libertà, prevale nella civiltà industriale avanzata, segno di progresso tecnico. L'indipendenza del pensiero, l'autonomia e il diritto all'opposizione politica sono private della loro fondamentale funzione critica in una società che pare sempre meglio capace di soddisfare i bisogni degli individui grazie al modo con cui è organizzata. Sotto questo aspetto, il fatto che la capacità di soddisfare bisogni in misura crescente sia assicurata da un sistema autoritario o da uno non autoritario sembra fare poca differenza. Dunque, la società industriale tecnologica consente una libertà di azione, ma a ben vedere si tratta di una libertà apparente, in quanto è una società che si articola in una serie di istituzioni e di meccanismi di potere che a ben vedere lasciano all'individuo la sola scelta, la sola libertà di scegliere i mezzi per raggiungere però dei fini che non sono stati determinati dagli individui stessi. E questo non avviene più ovviamente attraverso la violenza fisica, così come avveniva con il nazismo, per esempio, con i totalitarismi, ma avviene attraverso appunto l'utilizzo mirato dei mass media. I mass media rappresentano un potentissimo mezzo di controllo sociale e altrettanto rappresentano un efficace strumento per la introiezione di quelli che per Marcuse sono falsi bisogni, e questo in accordo poi con gli annunci, con i messaggi pubblicitari, per creare quindi negli individui un consenso fondato sulla passività. Ricordiamo che negli anni 60 non c'erano ancora i computer, internet, i cellulari, con i quali noi oggi ci sentiamo liberi di comunicare con il mondo, ma non dimentichiamolo, si tratta anche di strumenti potentissimi attraverso cui noi siamo controllati in modo sempre più capillare e globale. E in virtù del modo con cui ha organizzato la propria base tecnologica, la società industriale contemporanea tende ad essere totalitaria. Il termine totalitario, infatti, non si applica soltanto ad una organizzazione politica terroristica della società, ma anche ad una organizzazione politico-tecnica non terroristica
che opera mediante la manipolazione dei bisogni da parte di interessi costituiti. Essa preclude per tal via l'emergere di una posizione efficace contro l'insieme del sistema. Il segno più tragico poi di tutto questo è che l'uomo ha una dimensione, non ha più capacità critica, non è più in grado di cogliere, per così dire, quelli che sono i segni della propria non libertà, né è in grado di immaginare un possibile percorso di liberazione. Viene mantenuto, il sistema mantiene l'illusione della volontà popolare, un principio presente ormai in tutte le costituzioni democratiche, ma in realtà l'uomo è ridotto ad accettare passivamente il potere costituito, un potere che impone le proprie esigenze economiche e politiche e in vista poi della difesa dei propri interessi e dei propri fini. E nulla sfugge a questa non libertà, nel senso che per Marcuse tutte le classi, compresa la classe operaia, sono ormai pienamente integrate, assorbite entro il sistema costituito e quindi non appaiono più essere agenti di una possibile trasformazione storica. E per Marcuse solo fuori dal sistema si potrebbe ancora trovare qualche potenziale rivoluzionario, in particolare tra gli emarginati. Gli emarginati sono il segno evidente della irrazionalità del sistema sociale mondiale, così come è strutturato, cioè sono il segno evidente delle contraddizioni che caratterizzano appunto la società industriale avanzata. Il sostrato dei reietti e degli stranieri, degli sfruttati e dei perseguitati di altre razze e di altri colori, dei disoccupati e degli inabili, essi permangono al di fuori del processo democratico. La loro presenza prova come non mai quanto sia immediato e reale il bisogno di porre fine a condizioni e istituzioni intollerabili. È solo per merito dei disperati che ci è data la speranza. E così termina L'uomo ha una dimensione, con una citazione di Walter Benjamin. E se per un verso la società capitalistica stordisce la popolazione con l'appagamento di bisogni che sono bisogni fittizi, falsi bisogni, esaltando lo spreco che è un sinonimo di benessere, dall'altro però ecco questa società intensifica lo sfruttamento umano, lo sfruttamento dell'ambiente. E c'è un sostrato di emarginati il cui numero è in continuo aumento, cui viene negato l'accesso anche ai bisogni elementari e primari. La prosperità dunque nasconde, dice Marcuse, un inferno dentro e fuori i confini della società industriale avanzata. E queste contraddizioni negli ultimi decenni con i processi di globalizzazione sono ancora più evidenti e sono sotto gli occhi di tutti. E per quanto subiamo l'influenza del sistema, siamo sempre in grado di mantenere vivo un atteggiamento critico, certo purché lo vogliamo, nei confronti dell'esistente.